Siamo con coach Salvemini, ci eravamo rilasciati domenica e coach ci disse sarà un'altra partita, così è stato, anche se è stata una partita un po' più bruttina, mi permetto di dire, coach, dal punto di vista del basket. Una partita di playoff, una partita strategica, dove noi abbiamo provato a fare delle cose che secondo me sono state sia interessanti e sia molto produttive, perché oggettivamente eravamo riusciti a creare delle grosse difficoltà. Ce la prendiamo, secondo me voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, perché secondo me hanno fatto una partita strepitosa sotto parecchi punti di vista, e questa è la dimostrazione che siamo vivi, che a Pescara proveremo a giocarci le nostre carte, perché penso che sia giusto così. Abbiamo avuto un bell'impatto, abbiamo fatto le cose nostre, abbiamo tolto quello che volevamo ad Agropoli. Abbiamo purtroppo tirato, come ci sta capitando in questa serie, con percentuali brutte, però vabbè, si torna a casa secondo me con la consapevolezza che possiamo giocarcele. Oggi penso che sia stata una partita che ci dà questa consapevolezza. Sì, questo è vero, è stata anche una partita un po' nervosa, a un certo punto da entrambi i lati, perché la posta in palio è importante, è grossa, era quello il motivo del nervosismo. Ma sicuramente non ci dobbiamo dimenticare che dietro la porta c'è una finale, e poi ovviamente le partite valgono di più, perché ci si arriva sempre di più, sempre più vicini, e quindi una partita playoff, una partita dura, una partita sgorbutica, ma sempre nei livelli di correttezza. E si vede alla fine quando i giocatori si salutano. Senti, Cocciola si sposta tutto a Pescara venerdì, si gioca subito dopo 3 giorni e conterà ancora una volta la condizione psicofisica. Sì, conterà la situazione psicofisica sicuramente, conterà la voglia nostra che dobbiamo avere di provare a continuare a fare determinate cose con sempre più attenzione, e cercare di limitare ancora di più, per quanto possa essere possibile, il talento tecnico e fisico che ha Agropoli, perché oggettivamente ha un talento tecnico e fisico incredibile, e oggi penso che si sia visto in campo. Però qualcosina abbiamo fatto di diverso rispetto a gara 1, e penso che torniamo a casa con una consapevolezza importante. Grazie coach, ci vedremo venerdì a Pescara, ricordiamo alle ore 21, non alle 20:30, a Pescara per gara 3. Grazie coach, in bocca al lupo. È sempre un piacere rivederci. Crepi il lupo e ci vediamo venerdì.